Ma allora? Ma cosa diamine? Non lo so. Ciao, aia! Su, su. Ciao, amico mio! Dentro deve esserci qualcosa. Maddo! Che... Ah, che per schifare! Aia, aia. Non un altro! Due? Oh, Cristo e Dio! Sono un po' nei guai! Pugno di Chris! Che tragedia! Resident Evil Revelations. Che gnoccolone. Mamma mia quanto è tragico il menu iniziale. Quanto il gioco. Madonna mia. 2 ore 37, alla grande. Il gatto e il topo, prossimo capitolo, ragazzi. Ehi, hey, gente, questo è il primo su canale con una puntata di Resident Evil precedenti di Revelations. Resident Evil Revelations. L'ha detto Chris. Che ci avete messo tanto? Almeno siamo qui. Imbarazzati questi due. Dritti nel profondo dell'inferno. Questo dopo tre ore di gioco ha messo il colpo in canna. Significa che possiamo leggere i dati dell'aereo. Che è successo? Capo, saputo niente di Jill e Parker? Sono morte. Ma abbiamo perso le tracce della nave. Qui Jackass, ho le coordinate della nave, le sto inviando. Non è lontano. Sono Chris, ho ricevuto le coordinate. Non c'è più tempo. Diavolo. O'Brien, ci andiamo subito. Sapete cosa sembra? Sembra una di quelle serie del 2002 dove questa tecnologia sarebbe stata all'avanguardia. Comunque, episodio 6, il gatto e il topo. Nella puntata precedente avevamo utilizzato quei due polli, Jackass e... mi ricordo l'altro, Polly, lo chiameremo Polly. E niente, ci eravamo lasciati anche con Jill che stava affogando insieme a Parker. Ah, Chris e tizia con una sola gamba scoperta hanno raggiunto la nave. Utilizzeremo loro? Ah, hai capito? Interesti? Imbarazzante, ma come cazzo è vestita? Cioè, imbarazzante. Dove saranno? Capito che sono un padre tradizionale, però voglio dire... Vabbè, non sono ancora padre, però sarei un padre tradizionale. Con quella minigonna così corta, dove pensi di andare? Cioè, guarda. È imbarazzante. Ma va bene lo stesso. Guarda, proverei ad utilizzare lei per... Hai un piano per trovarli? No. No, guarderò in ogni stanza. Fantastico. Beh, ora come ora il piano dice che c'è una sola porta da aprire, quindi il mio piano sembrerebbe abbastanza affidabile. Ma questa non era chiusa col tesserino? E se quelli della vetro ci trovano prima? Noi li catturiamo e li interroghiamo. Quindi anche la cassaforte è aperta? Col cazzo! Col cazzo! Volevi, Volevi! Aspetta, c'è qualcosa lì? Scusa, no, fammi entrare. Allora, la porta è aperta però non mi fa entrare. Sei uno schifoso, sì. Anche qui la pistola è proprio inevitabile, ragazzi. La pistola te la devi prendere. La vuoi, non la vuoi, non me ne frega un cazzo. La pistola ce l'hai. Te la tieni, sacco di merda. Dai, vieni. Gamba scoperta. Com'è che si chiamava già Jessica, tipo? Ma è questa dal sorriso, ragazzi. È la tizia che era con Parker. È la tizia che era con Parker a terra grigia. È lei. Adesso è proprio... La tradita. È lo stesso sorriso ebete. Ok, qui possiamo entrare. Ce l'abbiamo la chiave? Oh, brutti ricordi di questa stanza, infatti. No, fuoco. Jessica, spara. Jessica, spara. Chris, sei sopravvissuto all'inferno in terra e ti stupisci per due... Ma non so neanche come definirli. Due vomiti? Tre vomiti. Tizia! Però no, dai, sta utilizzando le armi decenti. Signori, è un piacere conoscervi. Scusami, sto utilizzando la sparachiodi. Oddio, gli ho fatto un critico tremendo. Ancora! Vedi che siete? A bello di mamma. Toh. Cosa? Ma schifo sto... Oh! Non finiscono mai! Ah, che culo! L'ho respinto! Crepa! Marrano! Sei la mia mercè! A bello di mamma! Ma che cacchio? Se azzeccassi un colpo. Oh, sento troppo vicino. No, no, fuoco. Jessichetta, aiutami. Non essere inutile come al tuo solito. Hai un cecchino e ti sei messa a usare la mitragliatrice? Ma no, si spara così, ma chi sei, me? Andiamo. Andiamo. Ah, ma sono infiniti? Ah,
sono infiniti. Oh, Cristo, non ho capito. Dovevi dirmelo prima. E poi anche a te, mi dai solo colpi di pistola. Ma vai a cacare. Ma tieni di te i colpi di pistola. Fortuna vuole che io abbia aperto questa porta inconsciamente. Vi ricordate? Per sbaglio l'ho aperta, tra l'altro. Cioè, per sbaglio. Così, sono tornato indietro e ho detto, ma sì, apriamolo. Posso utilizzare le modifiche con Chris? Non è il momento. Perché non... Scusatemi, ragazzi, sono Chris, ma in questo capitolo sono una comparsa. Perché è che devo andare? Ancora che mi seguono quelli? Mamma mia, che musica tragica per due polli. Due polli deficienti lì. Cos'erano lì? Ah, di qua devo andare. Ah! Beh, anche a lui c'ha la sua pistoletta esaminatrice. Vedo che questa... Merda. Ma che ha questa nave? È infestata dagli zumba. Spero che Jill e Parker stiano bene. Mi sembrava di sentire tipo qualcuno respirare. Avevo paura che fosse la tizia. Avete presente la tizia, tizia bella? Dove sono qua? Ah, no, qui è la stanza della saracinesca. Qua posso andare? Ah, posso andare di qua. Forse devo andare di qua. No, andiamo a vedere dall'altra parte, visto che siamo già qui, eh. Andiamo a Veduma. Andiamo a Veduma che ci fuma qua, eh. Andiamo a Veduma. Meglio controllare piuttosto che doverci... Meglio, sono cieco? Ho problemi di vista? Sì. Mi ho fatto non vedere che fosse un vicolo cieco. Ragazzi, mi dovete perdonare. Non tutti nascono intelligenti. Io in quei termini sono rimasto molto indietro. Dai, zampetta. Zampetta pelosa, vieni qua. Muoviti. Mamma mia. Ah, c'è il P90. Ora ho capito perché è così scarsa. Probabilmente è quello che ha rubato Parker ai tempi di Terra Grigia. Qui Jackass, com'è la situazione? Mamma mia, prende lontano la loro radio. Uno schifo. Possiamo trovare Parker e Jill? Jessica? Jessica! Sono in condizioni della nave. Prima volta che parli a una donna. Scommetto che sono nella sentina per rimetterli in funzione. Qualcosa ha mi senso. Ci andiamo subito. C'è anche un ascensore. Dov'è la sentina? Zio, tu mi dici vai alla sentina, ma che cacchio ne so? Nel dubbio vado di qua. C'è anche un ascensore, vedete sul radar che c'è tipo un ascensore là. Non lo so quale sia la strada giusta, ma mi sa che la sentina è di qua. Qualcosa mi dice dentro il cuore che la sentina sia di qua. Stanno sparando o stanno battendo? Non in quel senso. Ah, eh sì, stanno battendo. Cosa saranno mai? Se non delle creature splendidamente belle. Dentro deve esserci qualcosa. Maddo! Che... Ah, che per schifare! Non un altro. Due? Oh, Cristo e Dio, due? Ma mostro, uccidilo mostro. Oh buon Dio. Oh buon Dio benedetto. Oh buon Dio benedetto. Vieni qua, pugno di Chris. In culo a mammeta. Mangiati questo. Vieni qua, oh pugno di Chris. Spara, spara Jessica. Ma ci bastano i colpi? Pugno di Chris. Bonk. Corri Chris, corri Chris. Oh, granata. Via, via, via. Sempre benvenuta. Dov'è l'altro? Qual è quello con poca vita? È una bella domanda. Sapete cosa? Non credo che nessuno dei due abbia poca vita. Granata! Pugno di Chris! No, non ha funzionato il pugno di Chris! No! Jessica, ho bisogno del tuo mansueto supporto. Non credo di chiedere molto. Picchia lei, picchia lei. Vai, vai, falla a pezzi, tanto non mi serve niente. Magari mi mandano una sostituta. Sì, sì. Buona fortuna, idiota. Oh, guarda là, colpi di pistola. Inutili, ma ben serviti, diciamo. Jesse e James, siamo in grossi guai. Ma poi perché li sto sparando? Forse devo solo scappare. Forse devo solo scappare, aspetta un attimo. Che sto facendo? Forse devo solo andare di là. Può darsi? No. Ah, no, sì. Ah, no. No. Sono un po' nei guai. Chris, sono un po' nei guai. Grazie. Via, via. Corri, corri. Ah, uno è morto. Beh, l'ho scampata di nuovo la morte. Morte, ci vediamo nella prossima puntata. Pugno di Chris. No, è troppo lontano. Vieni qua. Vieni qua, crepa. Vieni qua, crepa. No, cioè, resta là, crepa, è meglio. È morto. No, non ancora. Bello di mamma.
Guarda che è una pistola in dotazione alla BSA dal 1943. Queste le hanno rubate i veterani della seconda guerra mondiale, eh. Bada! Nel culetto. Culetto sembra punto critico. Pugno di Chris! Non puoi scampare dalla tua sorte! E mo'! Non puoi scampare. Ah, devo ucciderli. Non puoi scampare dalla tua sorte. Chiave tridente. Ok. Questo mi dimostra che era obbligatorio eliminazionarli. Ottimo. Beh, non è stato facile, ma poi che ne sapevano che avrei avuto abbastanza munizioni per eliminarlo? Pure si aspettavano che li prendessi a pugni fino fino alla loro fine. E io non lo so. Zio, non hai niente da esaminare, cioè voglio dire. Sembravano piuttosto forti. Un colpo, una... Cioè, secondo te io utilizzerò la pistola adesso? Quindi la Veltro vuole diffondere questo virus nel mondo. Esatto. Perspicace una ragazza. Ora capisco perché la paghiamo. E Jill e Parker hanno trovato una bella festa ad attendere. Oh, cosa sei tu? Non mi toccare. È un camizombie. È un tizio esplosiva. Dalla personalità esplosiva. Esplosivamente divertente il ragazzo. Grazie Chris, grazie Chris. Ne faremo buon uso. Ora, entra qua. Ce ne sono altri. Senti, pistolero. Oddio, c'è un esplosivo. C'è un esplosivo, c'è un esplosivo. Esplodi! Esplodi! Ah! Aia! Zio bello. Ma cosa mi ha colpito? Che è? Penetra le dimensioni sta roba. Senti, bello. Quanti colpi vuoi per crepare? A bello di mamma. Sai cosa? Ora ti scannero. Cosa? Che mira c'ha sto tizio? Predice il futuro. Ma lei è un genio. Nonostante la sua forma fisica. Ah, Cristo santo. Beh, la vedo male. La vedo male. La vedo male. Beh, esploso lontano. Grazie. Vieni qua, bello. Ma quanti cazzo siete esplosivi? Jessica. Spara, Jessica. Per la Madonna. Jessica. Allora. Ascolta, tu meriti un pugno di Chris, vieni qua. Vieni qua che meriti un pugno di Chris, vieni qua. Bam! Pugno di Chris. Niente pugno di Chris. Ancora. Speravo nel leggenda... Oh, ce n'è un altro esplosivo. Che cacchio siete? Ah no, ho esaminato quello. No, c'è un oggetto effettivamente. Granata a mano. Senti amico mio, ma quanti colpi pensate che io abbia? E sono l'arsenale del Sudafrica. E spara, Jessica. Jessica, voglio rimettere in chiaro che sei letteralmente inutile. Posso? Porca miseria, non so, tra tu e Parker, porca miseria, si vede che eravate colleghi. Che a miseria, uscite proprio dallo stesso club. Club degli inutili. Na cosa? Te lo do io il na. Alla grande. Non così alla grande come credevo. Sembrava la grande, ma non era così alla grande. Ah, ma alla fine... Sì, mi sa che alla fine devo solo camminare. Non è che perdere tempo con sti... No! Forse no. Esplodi! Esplodi! Spero di mamma. Spero solo non mi diano gli hunter invisibili. Possono darmi qualsiasi genere di creatura, mi va bene. Basta che non ci siano gli hunter invisibili. E l'altra, Rachel, come si chiamava? Quella bionda zombificata. Mi puoi dare tutto meno che lei. Ah, posso andare di qua? Dovrei andare? Nah. Andiamo nella sentina, come ha detto. Credo sia qua. A meno che non ci sia qualcosa di storto e non posso utilizzarla. Posso? Posso. Una bella angolazione. Come al solito io becco sempre a bella angolazione. Allora, io ancora mi ricordo da due giorni fa che c'era tipo una specie di grata. No. Qui si testa la lealtà di un uomo. No, non resistere, uccidilo, un traditore, non vedi come ha parlato. Ti ciuccio l'uccello, ti prego. Non farmi affogare, divento la tua zoccoletta. Non farmi affogare. Ti sembra uno fedele alla causa? A salvarmi il culo. Allora perché flirti con me se ci tieni tanto a Parker? E poi ti devo una cena dai tempi di Terra Grigia, se non sbaglio. O sbaglio? Credo di non sbagliare. Io di solito non sbaglio. Anche se ogni tanto mi capita di sbagliare. Ok. Ogni tanto capita. Ma generalmente... No, t'ho sentito.
Attenzione, guasto ai motori. Recarsi immediatamente. Che succede se premo questa? No, non posso. Che succede se faccio questa? Li uccido? Non si muove. Ah. Brother. No, Jessica. Jessica, ma che cazzo fai? Bella madonna. Sei morto? È morto. Bello di mamma. Ma come l'ho mancato? L'ho sparato sotto le ascelle. Avangur. Siamo in grossi guai, circondati dagli zombie. E ci sono quelli esplosivi. Vai cagare. Non sarai mai bravo quanto me a non sparare. Figlio di troia. Crepa. Crepa. Ma allora sei bastardo. Sei proprio bravi. Ragazzi, non ci sono voluti 13 colpi per uccidere sto coso. Ma che cacchio. Ma datemi un lanciarazzi a sto punto. Ma scusami, sai con cosa abbiamo a che fare? Sotto finanziati dalla BSA. Coso esplodi. Coso esplodi per la madonna. Esplodi. Porco schifo. Figlio di troia. Grazie per avermi fatto sprecare tutti i colpi, Sei sempre... Mi dà letteralmente 1% esaminare questi stronzi. Oh, munizioni, ma... Signori, lì vedo delle munizioni, posso? Posso approfittare? Oddio, da dove cacchio arrivi? Ma Cristo santo, no, spara all'altro, Jessica! Sei proprio stupido. Sei caduto nella mia trappola. Oh, 120 colpi. Cristo, un arsenale. Alla buon'ora. 32 cartucce e 120 colpi. Quindi vuol dire, non devo girare queste? No, non si muove. Che devo doverla girare. Ma me li stai dando perché sta per arrivare un boss? Domanda molto, molto interessante. Io dico che mi sta per arrivare un boss. Sarà che non mi abbia dato 300... No, non farlo! Non farlo! Crepa! Grazie! Quello esplosivo? Vabbè, esplodici tu. Vieni, Jessica, un aiuto. Vieni, Jessica, un altro aiuto. Addio, Jessica. È stato un piacere. Ah! Siamo sotto attacco! Sotto attacco, ragazzi! Cosa? Fino adesso avete camminato? Adesso strisciate come dei vermi? Che succede, ragazzi miei? Mi siete dimenticati come si cammina? Volete un tutorial? Quello di mamma. Non rompere le palle. Come osi sparare prima di morire? Beh, spero che Coso e Parker facciano... Ce la facciano, eh. Nel frattempo altro da fare. Raccogliere dati. Devo andare di qua? Mi sa di sì. Andiamo, arrivo. Arrivo, corro! No, aspetta, Jessica, mai visto quanto è bello il tempo fuori? Ancora sorridente. Io non ce la faccio a guardarla. Arriva. Che cazzo c'è? Sembra una faccia da me, mi sembra. Dovremmo aprire, che dici? Mi copri le spalle, bella gamba scoperta. Oh, è iniziata la scena. Ah, sono affogati. Ho fatto con troppa calma, mi sa. Zio, buttate de sotto. Stanno affogando, devi solo sfondare la rete. Nessuno in casa. Dove sei andata? Jill. Magari sotto. Pensavo che l'avremmo salvata adesso. Queen Semiramis? Non si chiamava Queen Zenobia? Che? Credo si chiamasse Queen Zenobia. Si chiama Queen Semiramis? Da quando? Che gioco ho giocato finora? Si chiama Queen Zenobia. Chi è Queen Semiramis? C'è una seconda barca? Hai capito? Avantifica, amico mio. Avantificami tutto. Esegui gli attacchi corpo a corpo sui nemici che vacillano. Hai visto quanti pugni di Chris che ho... Ah, gli è passato per la mente di nuotare. Si sono ricordati che forse sono dei sommozzatori. Oh mio Dio. Vediamo come se la scampano. Pensavo che sarebbero nuotati via da soli, ma evidentemente devo fare tutto con Chris. Ok. No. Qui butta male. Dai, ci facciamo un'immersione permanente. Un bel bagnetto. Deve pure esserci una via d'uscita. Immergiti. Deve pure esserci una via d'uscita. Quanta aria ho?
Voglio dire, spero che questa tuta non sia solo per moda. Spero che effettivamente rappresenti la mia abilità come sommozzatore. E nel frattempo, Gilla Bella, non mi affogare per cortesia. Sei ultra pluriaddestrata. Quanto tempo resiste secondo voi? Jill, quanto resisti? Ce la fai? Resisti qualche altra ora? Questa sbarra di metallo mi servirebbe probabilmente. Dov'era quella grata? So che mi serviva lì. So che quella grata va forzata. Qua magari? No? What the fuck? What the fuck? No? What? Non è lì che devo... Ah no, aspetta, è qui la grata. Quante ne so! Quante ne so! Ma avete bisogno di qualcuno alla BSA? Qualcuno che abbia un minimo di cervello? Allora non chiamate me. Ah, devo agitare. Zio, da come sto muovendo la... Cosa si è rotto? Come l'avevo quasi... Cosa? Ah, erba, no. Amico mio, il mio piano era quello. Ora non so che fare. Avevamo trovato quell'oggetto, ma magari ce n'è un altro. Aspetta, aspetta che forse non avetti visto bene. No, oh, cosa c'è lì? Oh, ce n'è un altro. Ah, ce n'è un altro. Allora, tubetto, stavolta ce la fiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutto per noi. E ora pippetta al mouse statica. Oh! Ragazzi, se si parla di sono il migliore. A posto? Vedi che le lezioni di nuoto sono servite a qualcosa. Ma perché mi devi sempre dare un primo piano? Che cazzo di fanservice di gioco. Ok, anche maschio. Vabbè, almeno possiamo dire che la parità c'è. Sia per uomini che per donne. L'abbiamo scampata bella. E poi veramente, perché cazzo mi è andato lui come assistente quando c'è lei e Jill? Che si amano per la pelle praticamente, sono la coppia dell'anno e mi mettono questo coglione qua. Ma questo poteva stare con Jesse, così come l'altro deficiente con l'occhialino, con il mister doppio cucri lì, doppio macete. Ma scusami, sto mettendo solo in chiaro i fatti, potevano darmi di tutto e di più. L'acqua continua a salire. La corrente è tornata. No, qui c'erano delle belle creature. Aspetta un attimo. Ah sì che c'ho la UG, alla grande, bello. Alla grande, zio bello. Ho come l'impressione che ci saranno un po' di zombie ovunque. Ma... E ho sentito la ventola, pensavo fossero degli zumba. Ah, qui è chiuso. Beh, evidentemente devo andare di lì. Il mio fucile a pompa che praticamente... È a pompa però per il resto. Non lo so. Lo stesso... zio, ci siamo mancati per un pelo? Ma Chris! Ma lui è andato di là, vero? Ma Chris! Ma mi ha chiuso di fuori quel coglione? Ma spiegami un po'. Chris! Stai scherzando? Stai scherzando? Così vicini eppure così lontani, Romeo e Giulietta. Maledizione, un amore che non s'è da fa. Un amoruccio che non verrà ricongiuntuccio, purtroppamente. Ma non avevo abbassato l'acqua? È peggio di prima. Ah, là! Infatti di voi stavo parlando. È ancora vivo? Dove sei? No, no. È qui. Ah! Ci sei cascato in pieno. Sei proprio un pollo. Dov'è l'altro? Lo so che lavorate in coppia voi. Siete dei partner. Nessun partner? Mi chiedo adesso... Se non avevi raccolto le munizioni, ci fosse ancora delle munizioni a qua? Domanda lecita. Dite che avrei trovato 120 colpi? No, no, Cristo, salve. Ne ho fatti fuori due con un colpo? Troppo forte. Ormai la mia skill è così elevata che neanche io la comprendo. Mi stupisco da solo. Ma quanto sono pro. Lurido pesciolino. Ah, Chris! Redfield! Spaventoso sto gioco, Se ti prende di sorpresa i jumpscare, ti fanno ingoiare la lingua. Dammi qua. Te buco! Vieni qua che te buco. Non ho capito io. 24 cartucce per il fucile. Porca mannaggia. Oh, c'è un boss. Mi ha dato tre. Effettivamente, c'è un boss. C'è un boss.
era la leva che prima non potevamo tirare per chissà quale motivo. Quindi abbiamo chiuso Chris e Jessica di sotto. Dovrebbe reggere per ora. Ottimo. Verifico il sistema di controllo. Verifica, verifica. Premo 5 tasti a cazzo. E ora spero che funzioni. Cosa c'è? Devo andare lì? Non c'è segnale. Forse l'antenna è fuori uso. È sul ponte d'osservazione. Forse si può riparare. E dov'è il ponte di osservazione? Certo, questa è ottima. Lo penso anche. Andiamo. Perché gli ha fatto l'occhiolino? Non ho capito. Il ponte panoramico. Possiamo salire. Zio, non parlare che devo modificare le armi. Me lo dici dopo, non rompere. Io non lo so. Cane! Quanto danno c'ha sto coso? Cosa? Cioè, mi stai a dire che questo solo, ha solo 10. Questo coso ha solo 10 danno in più della mitragliatrice? Dell'MP5? Cioè, tu vuoi farmi bestemmiare? E comunque un AUG che utilizza un 5.56 è più debole di un colpo di pistola? Tu vuoi farmi arrabbiare? Tu lo sai che stai bestemmiando di fronte a me adesso, vero? Stai dicendo una cosa molto brutta adesso. Non ti devi per... Togli sta roba, togli. Lo prendo solo perché ha 10 danno in più. Lo stesso rato di... Cioè un AUG ha lo stesso rato di fuoco di un MP5. E solo 10 danno in più. E meno danni di una pistola. 9 mm. Io sei troppo puntiglioso. Stai zitto, ok? Sono cose serie queste. Ma come cazzo osi? Ma io non lo so. Potere di stordire del 50%. Critico 1. No, aspetta. Mettilo. Buon Dio. Lo solo che il danno, devo decidere se metterlo qua. No, mettiamolo qua il danno, va. Stordimento critico. Sì, il danno. Alla fine cosa mi servono? Più colpi dentro il caricatore. Qua invece che cosa ho? Potere d'arresto 100%. Aspetta allora. No, aspetta un attimo. Fermo. Qual è la differenza tra stordimento? Allora preferisco sul fucile a pompa, no? No, intendo. Aspetta. No, togli anche questo. Allora, ok, ora siamo d'accordo. Metti questo. Potere d'arresto aumenta. Ma potere d'arresto e stordimento non sono la stessa cosa? Che sono deficienti. Ah, ma forse intende potere d'arresto è quando sapete, li rincoglionisce, no? Potere d'arresto, cioè li spinge indietro. Invece stordire è quando proprio si mettono a terra e li puoi ficcare il pugno. Chiaro. Allora è tosta. Allora è tosta. Questo c'ha potere d'arresto di una pupa. Quindi sai cosa? Ti metto critico. Ti metto stordimento. Così siamo tutti fenici. Vuoi essere un fenicio? Qui invece cosa posso mettere? Razzo di fuoco. Caricatore lungo. Perché no? Perché no? Ormai a sto punto, perché no? Tanto non ho altro da mettere, quindi. Clip. Ho sentito dietro? Ehi, non osare uscire da quella ventola, Bada! Ha funzionato. Sento creature, no! Tutto a posto, la paratia è chiusa. Dobbiamo solo aspettare. No, qui c'è un boss. No, niente boss. Ah! Che cazzo! Ma sei proprio... Ciao Parker, vai pure, Vai pure, io vado. Ci vediamo dopo, ragazzo. Spero di non dover più tornare là. Se devo tornare mi trovo quei due del comitato d'accoglienza, sono a posto, guarda. Ah, ma di là c'è un... Devo prendere l'ascensore o no? Perché la torre di controllo è in cielo praticamente. Ma forse devo andare di qua. Perché prima non ci sono andato. No, lettore di schede, allora sì, devo andare su. Ok. Ok, andiamo su. Impressione che incontrerò di nuovo Jessica. Oppure no. Spero. E la lancio lì. Che capelli rossi verrà ucciso dalla sua partner, la Jessica. La vedrà lì. Oh Jessica, che è successo? E si verrà a mangiare. Spero. Mi sta sul cazzo quel tizio. Cioè sembra uscito dagli invincibili. Ok,
Fantastici 4. Ispezione Quinta ha scoperto che c'erano due navi. Voi dovete essere sulla gemella della Queen Zenobia. Jill e Parker forse sono prigionieri su quella nave. Ah! No, ecco perché si chiamava così. Ho i miei uomini migliori sul campo. Serafinus, lì come si chiama? È passato molto tempo, vero? Esatto. È possibile che fino a poche ore fa le navi ci messero insieme. Controllate la zona, cercate bene. D'accordo. E non gli hanno portato qualcosa con cui coprirsi, sta poveretto. Voglio dire, Gina, almeno voglio dire, è vestita in maniera, possiamo dire, provocante, ma almeno è ben vestita, cioè, voglio dire, è qualcosa di sensato, no? Voglio dire, un sommozzatore sarebbe vestito così, ma quella lì veramente, che cazzo, prima era in pantaloncini in mezzo a coso, come si chiama, in mezzo alla tundra. Meno 40 gradi. Ho un po' di freddo, Chris, dici? Chissà. Ah! Che cazzo sei tu? Oi! Oi! È morto? Ah. Sembrava più figo all'apparenza, diciamo. Cosa? No, no. Ma sei proprio merda, lo stavo esaminando. Esplode pure lo stronzo. Vabbè, diciamo che sembrava pericoloso l'apparenza, ma alla fine... tutta apparenza, per l'appunto. Hai idea di cosa voglia fare la vecchia? E tu non commenti niente su quel mostro? Correre di qua e di là come matto. Contaminare il mondo col virus? Dopo quel video non ho nessuna traccia di loro. Già, non mi piace. Arriviamo sul ponte panoramico e contattiamo il quartier generale. Spero che almeno abbiano rilevato la posizione di Chris. Sta trama regge meno di un castello di carte, raga. Sono io che sono troppo esigente. Che poi veramente hanno fatto mi stai a dire che hanno fatto due barche identiche? Quindi sì, allora mi sono risposto da solo. Se avessi trovato... è chiuso. Se avessi trovato, se avrebbi trovato... se non avrebbi raccolto le munizioni... non sarebbero... non le avrei trovate con G. Non le avrei trovate comunque. Chiaro. Chiaro, chiarissimo. Senti, culone, non ti aspetto, O ti muovi o ti muovi. Non c'è una via di mezzo. Il fatto che questo fucile abbia solo 4 colpi di default è un'altra cosa. Beh, hai sentito quel rumore? Mi sa che si è rotto l'ascensore. Ah no, non si è rotto. Chi va là? Vai in alto. Sono armato. E ti sento. Ti sento. Cosa sei? Dove sei? Ah no, è il pendolo dell'oro. Ma vaffanculo. È il pendolo dell'oro. Vedo il puntino giallo. Ah, funziona adesso. Alla grande. Venga, venga, ci si guardiamo. Sta muovendo. Ci guardiamo la vista ora panoramica. Possiamo salire sul ponte panoramico. Allora! Ma cosa diamine? Non lo so. Aia! Ciao, amico mio! Ma non sembra morire. Non sembra fregarsene troppo dei miei colpi di fucile a pompa. Beh, meno male che ne ho 37. Bello di mamma. Ho l'impressione che questa roba si apra. Disse quello che non stava sparando. Figlio di puttana, beccati questo. Disse quello che non stava facendo un cazzo. Ma ancora tu il tuo limite di peso, spara. Hai intenzione di sparare o di guardarlo? Spara, maledetto. Cristo è Dio. Ma poi che creatura è? Cos'è, il Tyrant? Il Tyrant dei deficienti? Coso, se sei venuto qua per starmi davanti, dillo, Che roba che sei, Parker. Sei veramente un sacco di carne inutile. Sei peggio di... guarda, è Ashley. E la capigliatura è uguale, solo che hai i capelli marroni. È Ashley. Un peso morto. Anzi, no, almeno Ashley spingeva via gli zombie. Questo invece fa un cazzo. Ancora, eccoti qua, amico mio. Che passa? Che passa, loco? Che passa, loco? Tira fuori il pisellone. Eccolo qua. Eccolo qua. Ma c'è un senso a quello che sto facendo? Sto sprecando solo munizioni. Parker, spara, ti prego. È un'ora che lo stai mirando. Stai caricando il colpo più potente del mondo. Oh, se n'è andato. Dopo avermi fatto sprecare letteralmente 20 Siamo colpi, ha deciso di lasciarci in pace. Sì. Dopo aver mi ha fatto sprecare 20 colpi di fucile a pompa, vedete. Ah, vai, vai.
Vai, non ne vale la pena. Ora sono. No, mi sa che lo incontro qua. Okay. Munizioni. Ci siamo finalmente. Fuori è notte. Non c'è niente da vedere. Zio, stai zitto, sto parlando io. C'è una cassa per potenziare le armi, erbe mediche, munizioni, barili esplosivi. Qui si combatterà un boss. Fammi. Ah! Dove? Eccolo qua! È una ragosta? Sì, credo che ci stia seguendo. Zia Aragosta, io propongo un accordo di pace. Una tregua tra minchi. Venga qua, sì. Beccati questo, figlio di puttana. Ma ha funzionato? Si è fatto esplodere da solo. Coglione! Vieni qua, tirali un pugno. Ah! Non ha funzionato, fatto troppo tardi. Signore, le propongo di nuovo l'accordo di pace proposto 2 ore fa. Dov'è che li devo sparare? Mi sembra fatto un... Ah! Mi è piaciuto, stronzo? Quindi carica? Beh, zio, dov'è che ti devo prendere a calci? No, niente? Però ho capito dove devo sparargli. A sta ragosta. Upi! Ha funzionato? Non sembra aver funzionato. Corri! Corri! Bravo, Parker, incassa tutto. Sacco di carne. Upi! Amico mio. Oh. Che diavolo è quella cosa? Hai avuto 3 ore per chiederlo, me lo chiedi adesso? Aspetta, pace. Pace e amore, tanta amicizia e soprattutto pudore! Che sta facendo? Ah, perché ce l'hai con me? Ma prenditela con Parker! Non è mai sentito. Ah, lui è un educato. Prima del signore, il ragazzo ci sa fare. È un gentleman. Bravo! Investi il mio amico che è tanto inutile. Lui è qua per fare il muro di carne. Ma dove devo sparare? Non riesco a capire quale sia la sua testa. Perché prima gli stavo sparando là. Ma adesso non lo so quale sia il punto critico. Aia, mi prude il naso. No, mi prude il naso! Dovrei cadere più spesso. Ora me ne sono accorto. Stai morendo? No, amico, no, è troppo presto, dai. Non ho ancora sprecato tutte le mie munizioni, dai. Aspetta un attimo. Disse quello che sta sparando con la 9 mm. Utilizza qualcosa di un po' più decente. No. Pace e tanto... Oh, guarda qua. Ah, fucile di precisione, sta per dire, per la pistola. Ah! Sei pazzo? No, alzati, bestia! Mamma mia, ho schivato alzandomi, ragazzi. Non sono un professionale. Troppo forte, ragazzi miei. Certe volte mi stupisco dalla mia skill nei videogames. Vieni qua, bellissimo, fammi cadere che devo ancora soddisfare i miei... le mie necessità di fanservice. Benghi? Zio, ma ti sporge la testa. Curati. Quel coglione si è fatto colpire. Due volte di fila. Troppo vicino, vieni. No, mi fai paura. Devo dire la mia. Non farlo. No, non mi piace quello che stai per fare. Che sta facendo? Sta per colpirlo. Ah, no, ma allora sei stronzo? Sembra che stessi per colpire lui e colpisci me. Ma allora sei suino? Datti una calmata, amico mio. Non hai visto una signorina? Una signorina un po' scollata. No, alzati, chill. No. Che scemo che sei. Sei proprio pippa, sei. Sei proprio pippa. Amico mio, ma muori? Voglio dire, non è che ho tutti quei colpi, eh. Dai, morto! Un stronco! E come è morto lui cade la scala, non poteva cadermi prima. Gran pezzo di merda rompipalle. Cosa mi ha dato? Cos'è sto schifo? Mi sta dando 6%. Ma si fa scannerizzare 30 volte. Che? Ok. Mi ha dato letteralmente 40%. Sai che mi sento insultato, vero? Mi sento veramente insultato. Potevi proprio farmi un dito medio e l'avrei preso meglio. Non dandomi niente, magari. Un po' come... Cacchio, ne so, non c'è nessun altro che non mi abbia dato niente. Funziona? Prima dobbiamo riparare l'antenna. E se voglio vedere sotto?
Chi sei tu per impedirmi di fare quello che vuoi? Chi è che comanda, ragazzo? Chi è che comanda? Chi è che ha gli anni di esperienza dentro la BSA? Chi è stato alla Magione, eh? Mentre tu ti stavi grattando gli Zebedei, eh? Chi è andato nella Magione a Raccoon City? Chi è sopravvissuto all'apocalisse nucleare di Raccoon City, eh? 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 Allora stai zitto. Chi è che ha affrontato il Nemesis, eh? Allora muto ti devi stare. Muto! E guarda in basso. Abbassa lo sguardo. Da ordini questo, sti giovincelli. L'antenna è su in alto. Jill, l'avevano capito tutti. L'ha detto Parker, l'ha detto gioco. Avevano capito tutti. La tessera d'accesso finalmente, scheda della Veltro. Cioè, mi stai a dire che con tutti gli stronzi morti che abbiamo trovato finora, nessuno aveva la tessera d'accesso. Solo questo ce l'aveva. Bene. Cosa? Non mi convince. Se mi danno delle munizioni, qualcosa sta per succedere. Ah, è bello tornare a respirare un po' d'aria fresca. Lo dico su io. Su questa nave abbiamo trovato più di quanto pensassimo. Mi sdifo le tue ascelle da un'ora. Abbiamo dovuto difenderci con le unghie e coi denti. Spero ci riposeremo un po'. Cosa hai fatto dopo tu? Aver contattato il QG. Ti sparare in faccia dopo sta bestemmia. Tu non hai fatto un cazzo. Abbiamo dovuto difenderci. Con la pistola. Fatto niente hai fatto. Ma scusami, osi pure dire che... Sapete cos'è questo? Il tizio che fa un cazzo tutto il giorno, a fine giornata dice... Mamma mia, oggi ho faticato, ho tanto sonno. Controllerò il cablaggio dell'antenna. Vai, il nostro cacciavite che abbiamo trovato all'inizio sta finalmente... Sta tornando utile per più di quanto era previsto. Vai. Credi di renderlo difficile mettendomi più pezzi? Sul serio? Questa è una roba che probabilmente darei a una persona per vedere se ha dei problemi, se è denuidonea. Ma scusami, amico mio, questa è mancanza di rispetto. Ma guarda, ma non ti vergogni a darmi ste cagate? Scusami. Cos'è sta roba? Ma fratello bello, ma cos'è sta roba? Ma spiegami. Ah no, guarda, cambia i punti gialli e penso di fregarmi. Ma vai a caccare, va. Che roba. Così ed è ripartita andare. L'antenna. Ora faccio una prova. Spero che funzioni. Beh, sta girando. Qui Vermilion, quartier generale, mi ricevete? Quartier generale. Io, Brian. Ah, eccolo qua. State bene? Sembra la foto profilo dell'ufficio, Parker. Sapete, su Outlook. Qui è scoppiato un casino della malora. Della Madonna! Era una trappola. Parla bene. Siamo cascati in pieno. Come lo sa? Perché l'ho tesa io! Rivelalo! Lo so che sei tu! Puzza sto tizio, ragazzi. Capo, che diavolo succede? Non mi piace sto tizio, non so come va. Che c'è, capo? Dica qualcosa. Perché non dice niente? Aspetta, ho una chiamata d'emergenza. No, aspetti! Finalmente si riconnette. Abbiamo ricevuto una chiamata dalla ISF. Aspetta. Riportano movimenti satellitari. Mi chiama la tizia. La European Security Force. Prosegui. Sì, signore. Pare che l'integratore d'energia solare di Terra Grigia sia stato riattivato. Che cazzo vuole l'Europa? Allora siamo già in ballo? Volevano riutilizzarlo, il raggio solare? Perché? Sulla nave volevano utilizzarlo? Sul serio? Ok, forse non è traditore, è solo una mia paranoia. Qualcuno ha trovato la Queen Zenobia. Guardalo! Io vi dico che lui è un puzzolente traditore. Non si è cambiato di una virgola. Non mi piace, perché... Allora, ora vi spiego. Ha la Divina Commedia sulla scrivania. Che succede? Si sta per scatenare l'inferno. La matrice ad energia solare è attivata. Finalmente. Puntano ai nascondigli Veltro camuffati da incrociatori nel Mediterraneo. I satelliti che hanno distrutto Terra Grigia. Ecco perché quest'estate sarà così calda, hanno attivato il cannone solare. Distruggere questa nave. Capo, tirateci fuori. Ve la fate a nuoto, ragazzi. Mi dispiace. Non posso autorizzare l'azione. Un elicotterino mi devi mandare, non puoi autorizzare. Hai mandato la gente in Alaska, al Polo Nord. L'ha mandata in culo al mondo e non può autorizzare un elicotterino di merda. Che cazzo. Comunque, vi stavo dicendo, questo tizio mi puzza.
perché se vi ricordate, il tizio con la maschera antigas ha rivelato la sua faccia. Ma faceva le citazioni della Divina Commedia. Però effettivamente magari stavo solo investigando. Ma perché investigare sulle citazioni della Divina Commedia di quell'idiota? Non lo so, non mi convince Brian, mi puzza. Quando l'ho visto il primo giorno, la prima puntata, ho detto questo mi convince. Però non lo so, secondo me sono paranoi. Comunque ragazzi, la nostra puntata termina qui. Spero vi sia piaciuta. Mi auguro che ci rivedremo nella prossima. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio. La bella.